Teatro Nuovo propone oggi il suo menù di stagione e quali sono i piatti principali? E beh, per noi sono tutti piatti buoni, diciamo, comunque è un menù molto ricco, proposto al pubblico del Teatro Nuovo, che chiaramente si aspetta dal Teatro Nuovo cose particolari, cose nuove, e le proposte che ci sono qui quest'anno sono abbastanza nuove, almeno noi riteniamo che siano proposte eccellenti. Cominciamo con Silvio Orlando, che presenta uno spettacolo suo, che è di un autore francese. E poi ci sta Andrea Pennac, ci sta Battiston, ci sta Celestini, ci sta Ozpetek, Ferzan Ozpetek, che presenta uno spettacolo, si chiama Ferzaneide, che presenta la sua storia di uomo di cinema, di teatro e di quant'altro ci sta nella sua vita. Poi abbiamo altre presenze, altri spettacoli, sono 18, un cartellone densissimo. Ci sono anche alcune presenze per il Teatro Ragazzi, con uno spettacolo per il Teatro Ragazzi da parte di Emma Dante, insomma un cartellone molto vario, molto interessante, che poi più avanti andremo a presentare, anche quello relativamente alla musica e alla danza. Claudio Di Palma, anche lui nel vastissimo cartellone del Teatro Nuovo, su che cosa verte il suo spettacolo? Su una indagine, una riflessione ispiratissima per la verità di Raffaele La Capria sulle analogie che esistono fra la letteratura e i tuffi, quindi fra lo sport e come lo sport riesca in qualche modo ad essere esercizio fisico e allo stesso tempo illuminante per quel che riguarda la dinamica della letteratura. Mette in relazione le forme del tuffo con le forme della letteratura. Questo non diventa soltanto, come dire, un esercizio di stile, ma diventa invece un approfondimento sul ruolo dell'arte e il ruolo, consento, dello sport, che è...